Salve! È molto ma molto bello avere dei fan a volte. Sono anni ormai che faccio i video e c'è sempre più gente che mi segue. Io preferisco chiamarlo pubblico perché è un po' più amichevole, ma molti di voi sono fans e lo dico con tutto il bene possibile, ci mancherebbe. E allora qual è la differenza fra i fans e il pubblico? Il pubblico è quello che guarda il tuo lavoro, gli piace guardare il tuo lavoro e tanti cari saluti. Il fans invece è molto più attaccato alla persona piuttosto che al lavoro. Sono quelli che magari ti vorrebbero regalare qualcosa ad una fiera. Guarda che bella. Prepare to frigo bar, guarda che bella. O questa. Magari un po' meno elaborata, però il pensiero conta tantissimo. C'è scritto ti amo tanto così. E magari sarò un po' materiale come persona, però io adoro i regali, per me è come se fosse sempre Natale. E poi ci sono quei fans talmente affezionati che addirittura non si scrivono più fans, ma si scrivono funs. E credo che non lo facciano neanche apposta, lo scrivono proprio pensando che sia giusto così. Ma non me ne frega niente, li adoro tantissimo. E tra le decine e decine di commenti, messaggi che mi arrivano al giorno, ogni tanto qualcuno mi fa notare alcune cose che magari io mi sono lasciato sfuggire. Come per esempio le fanfiction. Per chi non sapesse cosa sono le fanfiction sono delle fiction fatte dai fan. No. Beh, la definizione non è neanche tanto lontana dalla realtà, voglio dire. Sono storie di finzione, cioè fiction, fatte con personaggi reali e non, tecnicamente famosi non, scritte dai fan. E recentemente ho scoperto che ce ne sono alcune sugli youtuber. E non avendo un cazzo di meglio da fare nella mia vita, sono andato subito a fiondarmi per cercare le mie. Devo trovarmi un obiettivo nella vita, avete ragione. E ho scoperto che esistono 4-5 fanfiction su di me. E siccome il mio cervello è ormai completamente fottuto, ho detto ne prendo 2 o 3 e le interpreto. E quindi, oggi siamo qui ad interpretare le fanfiction dei funs. Disclaimer, io queste cose le adoro. E quindi vorrei ringraziare personalmente chi ha scritto queste fanfiction, ragazzi o ragazze che hanno scritto queste fanfiction, però non vorrei fare più danno che altro magari nominando. Quindi, io le leggo, se voi le riconoscete, chi ha scritto la fanfiction me lo dica, che metto nelle informazioni i ringraziamenti con il vostro nome. Buona lettura. Fanfiction numero 1. Yotobi lanciò un ululato di frustrazione. Proprio lì, sulla sua scrivania, lucente come un gioiello, invitante come un Big Mac. C'era il nuovo gioco di Grand Theft Auto per PS3. Ancora nel pacchetto di plastica e lui non poteva usarlo. La ragione era molto semplice, non riusciva a trovare il joystick da nessuna parte. Che tra l'altro, se proprio vogliamo fare i rompicoglioni, il joystick sarebbe la cloche con cui si guidano i jet. Ma comunque... Yotobi imprecò mentalmente, gettando all'aria qualche decina di DVD di Bear Grylls. Ma no, sono da collezione quelli lì. Aveva guardato sotto il letto, sulla TV, dietro la TV, in tutti i cassetti, e quel maledetto joystick non sembrava essere da nessuna parte. Non si sentiva così male dai tempi di Alex l'Ariete. Ah, per davvero? Ma dov'è? Dov'è? Continuò a imprecare Yotobi, incurante del fatto che nessuno, eccezione fatta, forse, per il peluche di Mario che troneggiava sulla sedia accanto alla scrivania, sembrava ascoltarlo. Troneggiava cosa? Così che fa? Mario, quando io non ci sono, troneggia, guarda. La voce del gioco che lo chiamava, lo invitava a inserire il disco e precipitare in un nuovo mondo, era sempre più suadente. Yotobi afferrò il pupazzo di Buzz Lightyear che teneva accanto al PC e lo scagliò via lanciando parolacce irripetibili contro il joystick scomparso. Improvvisamente, una vocetta fastidiosa risvegliò la sua attenzione. Ma che stai facendo? Non vedi che il joystick è sul tuo letto? Yotobi alzò lo sguardo dai cassetti per incontrare gli occhi fissi e incuranti di Sgorbio. Rtacci su, è tornato. Maledicendosi per avuto l'idea... Maledicendosi per avuto l'idea balzana di creare... Aspetta che lo correggo. Ed era così. Il joystick, il maledetto joystick fuggitivo, giaceva dimenticato sul letto in mezzo a una pila di cuscini. Completamente a caso. A un certo punto flippo di cervello, metto un joystick in una pila di cuscini enorme. Yotobi afferrò febbrilmente l'oggetto incriminato e cominciò a strillare di gioia, saltellando come un leprotto iperattivo. Nel frattempo, dall'alto dello scaffale su cui aveva messo dimora, Sgorbio alzò gli occhi al cielo. E poi quello strano sarei io.
Bellissima, bellissima. Anche solo l'idea che io mi metta a cercare per tutta casa senza notare che c'è una, un'enorme montagna di cuscini in mezzo al letto mi fa morire, siete fantastici. Questa è la seconda fanfiction. Forse mi conoscete già o forse no. Se seguite lo youtuber Yotobi, salve, saprete che ogni tanto, quando guarda un film veramente brutto e deve sfogare la sua rabbia su qualcosa, la povera vittima è il pupazzo di Mario. E Mario, sono io. It's a me, Mario! Yahoo! Scusate. Nessuno ha mai pensato alla mia sofferenza. A nulla valgono le sue scuse tardive, sempre in ritardo e alla fine del video. Non ha mai pensato che io possa soffrire veramente. No, no, lo so. Ed è per questo che ti meno. Ogni volta che guarda un film ho paura. Paura che se la prenda con me, che sfoghi la sua rabbia su di me. Nessuno sa quanta paura ho ogni volta. Non mi scorderò mai quella volta che guardò un film veramente brutto. Penso si chiamasse Alba Chiara. Quella volta mi picchiò selvaggiamente e lo mise pure nel video. Si scusò solo dopo e mise quel momento ad inizio video, ma non mi ha giovato per niente. Non ho mai provato rancore, nemmeno quella volta. La mia paura non fa che crescere. C'hai la strizza, eh? Recentemente ho assunto due guardie del corpo, Jake e Link. Tra l'altro, piccola parentesi che non c'entra molto, e ve lo giuro su Dio, un asse da stiro che è uguale identica a Finn di Adventure Time. Scusate, niente, vabbè. Avevo paura che potesse succedere di nuovo e avevo ragione. Dopo che ha guardato un altro film, Sharknado, si è messo a cercarmi, ma appena ha visto Jake e Link se n'è andato, ma mi ha lanciato una bruttissima occhiata. Me la farà sicuramente pagare in futuro. Ho paura. Aiutatemi. Jake e Link non ci saranno per sempre. Aiutatemi prima che sia troppo tardi. Madonna, è un thriller. Mi fai quasi stare male per sto Mario. Quasi. Tra l'altro, appunto, parlando di regali, quando sono andato a Napoli al Comic Con, hanno trovato il figlio illegittimo di Mario. Questa fanfiction, invece, è stata presa e messa su delle pagine Facebook, e dopo che è stata presa e messa su queste pagine Facebook, l'autrice barra autore l'ha cancellata dal sito delle fanfiction. Quindi io leggo dall'immagine e chiedo scusa se per caso si offenda l'autore, ma perché ovviamente l'ha cancellata da lì. Però mi sembrava una cosa molto carina e lo faccio veramente con il cuore, perché vi ringrazio tantissimo per queste cose qua, io le adoro. E questa è la fanfiction, ed è soltanto una parte di dialoghi tra me e Dario Moccia. Dario, non ho più voglia di ideare, scrivere, parlare di mostarda, scrisse velocemente. Déjà vu, lesse Yotobi, sorridendo amaramente. Cosa vorresti fare ora? Recensioni di nuovo, dichiarò. Ti manderei a quel paese. Ti manderei a quel paese. Non sono capace di fare, non c'è niente. Ti manderei a quel paese, scherzò l'amico. Scrivi sulla tua pagina che oggi non ci sarà mostarda e che tornerai alle recensioni. Quante volte ci aveva pensato, però qualcosa lo tratteneva sempre. Aveva riflettuto a come i suoi fans l'avrebbero presa. Aveva riflettuto a come avrebbero accolto quel cambio di decisione. Non è così semplice, commentò Karim spazientito. Non l'hai fatto anche la scorsa volta, solo al contrario? Touché, la sua ultima nave si stava tenendo a galla a malapena. Allora fallo di nuovo, non ci vuole molto, in fondo sono solo 5 parole. Ma non lo so, provò a contestare. Karim, muoviti, qui è il tuo amico, più che amico, Dario Moccia che ti parla. Vuoi farla con me questa nuova recensione? Gli chiese un po' troppo speranzoso. Deh, sì dai, a presto, si mise offline. È la cosa più bella del mondo questa. È per questo che io amo i fan, perché con niente riuscite a farmi ridere di gusto. E create queste cose fantastiche che per me vogliono dire tantissimo. Vuol dire che ogni giorno apprezzate il lavoro che faccio e io ne sono contentissimo. E tra l'altro di queste fanfiction ce ne sono un sacco, solo che non riesco a trovarle perché o sono state cancellate o sono in forum oscuri indipendenti gestite da gente in uno scantinato buio. Per esempio ho trovato una lista di titoli di fanfiction immensa, ma purtroppo sono solo i titoli e non riesco a trovarle. E non riesco a trovare i testi interi. Però da quei titoli devono essere delle cose bellissime. Per esempio, protagonisti Yotobi Dario Moccia,
Che cosa stai facendo? Daniele da Semmetter, Guglielmo Scilla, Yotobi. Allora, questo porno... Bellissimo! No, l'autrice, autore che di questa fanfiction me la devi inviare in busta chiusa, me la dovete stampare qua in testa, la voglio leggere. Guglielmo Scilla, Yotobi. So bad, it's so good. Anche il titolo è geniale di questa qua. Comunque, io spero che con questo video non si sia offeso nessuno. È stato fatto per dimostrare il vostro, il mio affetto verso di voi, perché voi lo dimostrate a me, a noi, anzi, a noi youtuber, così. E io sono favorevolissimo a queste cose qua, perché mi fanno morire da ridere, ma non nel senso che sono talmente stupide che mi fanno morire, a volte sì, quando lo fanno apposta, ma anche quelle fanfiction un po' più serie, perché comunque le fanfiction non sono robetta la maggior parte, sono proprio storie vere e proprie fatte con cura, con attenzione, per esempio quella su Mario, che secondo me inquieta tantissima. E quindi secondo me non c'è assolutamente nulla di male in queste cose qua. Ripeto, spero non si sia offeso nessuno, l'ho fatto un po' per me, un po' per voi, perché avere un feedback del genere facendo semplicemente video imbecilli su internet non è da poco. Quindi grazie mille e ci vediamo ad un prossimo video stupido.